Benvenuti in questo nuovo tutorial del canale Video Tutorial. In questo video tutorial andremo ad utilizzare Access per effettuare delle query di raggruppamento. Che cosa sono delle query di raggruppamento? Sono, come dice proprio la parola stessa, sono la capacità di un database o comunque di non solo di Access ma di qualsiasi database di prendere dei dati e di raggrupparli laddove c'è una corrispondenza. Per capire bene di cosa stiamo parlando, abbiamo la tabella TBL vittorie dove sono state registrate delle vittorie di alcuni candidati, sostanzialmente con il nome e l'importo della vincita. Quindi in diverse date la stessa persona ha castigato appunto un importo e vorremmo appunto applicare dei dati statistici su questi dati. Sostanzialmente vorremmo ad esempio capire quante volte ha vinto Giacomo, qual è la sua media di vittorie, eccetera, chi è quello che ha vinto di più, quello che ha vinto di meno e via dicendo. Ecco, queste operazioni si fanno appunto utilizzando le query di raggruppamento. Quindi questa è la nostra tabella base da cui partire. Adesso, per poter creare una query di raggruppamento, si va su Crea, si clicca sull'icona della struttura query, quindi la seconda icona 1, 2, il terzo gruppo dove c'è struttura query, e si apre appunto il wizard dove si bisogna specificare quale tabella usare per poter creare la nostra query, o questa query o altre. Quindi aggiungiamo TBL vittorie. E vediamo che nel riquadro in alto abbiamo appunto i campi da cui attingere. In questo caso i nomi dei vincitori li trasciniamo dentro, sotto, e l'importo. In questo caso che cosa succede? Facendo esegui avremo tutte le righe proprio come erano nelle colonne. Ovviamente ha poco senso, lo sappiamo. Andiamo in selezione struttura e andiamo a fare le nostre query di raggruppamento. Ecco, per abilitare le query di raggruppamento è necessario cliccare sull'icona totali, quindi ok. Quindi a questo punto, questa M inversa, siamo e appunto che cosa succede? Appare una nuova riga qua sotto nello stage dove sostanzialmente appare un raggruppamento. Quindi andiamo ad eseguire. Sostanzialmente vediamo che quando ci sono gli stessi campi tutti uguali, come qua, allora lui raggruppa Giacomo 2 volte 100 e vediamo che raggruppa Giacomo, la riga di Giacomo 2 volte. Però questo ha poco senso. Supponiamo che invece di raggruppare l'importo, che ha poco senso, noi vogliamo visualizzare, raggruppare soltanto il nome, ma visualizzare la somma. Quindi andiamo a vedere che Giacomo si porta a casa 300 euro e ovviamente è stata la sommatoria di tutti e tre gli eventi. Ecco quello che è accaduto in questa query di raggruppamento. Sostanzialmente è stato raggruppato Giacomo, il nome Giacomo, nella colonna TBL vincitori. Ed è stato sommato l'importo, quindi oltre che raggruppare per nome, ecco, i raggruppamenti hanno tante caratteristiche, non soltanto la somma, ma si può ad esempio, andiamo a stendere sempre l'importo, anziché raggruppare, andiamo ad esempio a prendere il minimo. Ecco, prendere il minimo significa di tutte le volte che ha vinto, vedere il minimo. Andiamo a mettere anche il max, sempre di importo, quindi andiamo a mettere il max. Ecco, in questo caso il minimo e il massimo. Vediamo che Andrea ha vinto. Ecco, quello che manca è il conteggio. Una cosa molto importante nel raggruppamento è quante volte è stato vinto. Quindi anziché vabbè, si fa un conteggio, ok? Ecco qua. Quindi sostanzialmente Andrea, tornando prima, ha vinto una volta. E ovviamente il minimo e il max coincidono, mentre Giacomo ha vinto 3 volte, la somma totale delle volte è stata 300, il minimo 100 e il massimo 100. Giacomo ha una somma totale di 1000, il minimo ha vinto una sola volta, infatti i totali vedono che sono corrispondenti. Mario invece ha vinto 2 volte e ha una somma di 1400 che è data proprio dal
500 più 900, dove il minimo è 500 e il max è 900. Ecco, queste sono veramente delle chicche, proprio nel senso che possiamo ovviamente raggruppare i dati e capire le varie situazioni, quindi ottenere dei dati statistici. Un ulteriore caso, che comunque è sempre interessante, se levassimo il raggruppamento per i vincitori avremmo una situazione assoluta. Quindi mettiamo che, a prescindere da chi sia, chi non sia, volessimo ottenere la somma dell'importo e il minimo, il massimo nell'ambito totale. Ecco, questa è appunto un'ultima cosa. Se facciamo visualizzazioni SQL, andiamo a vedere che la query di raggruppamento, questo giusto a livello teorico, non è altro che, andiamo a copiarci la nostra query. Sostanzialmente qua, andiamo a vedere che sostanzialmente è stata fatta una somma, un minimo, un massimo. Ecco, in questo caso non è stato fatto, essendo che non c'è nessun raggruppamento, semplicemente si ottiene questa forma. Questo resta sempre interessante, perché adesso comunque farà la possibilità di scrivere anche le query a mano. Bene, ben detto. Quindi abbiamo visto i casi più interessanti per creare le query di raggruppamento. Quindi io vi invito ad iscrivervi al canale e al prossimo video. Grazie.